La storia del rapporto difficile tra il Movimento 5 Stelle e la Presidente della Camera Boldrini, una serie di scontri in aula, gli insulti sul web, eppure alla sua elezione Grillini non ebbero parole dure e si mostrarono aperti verso quella scelta giudicata innovativa, ma durò davvero poco. 50 milioni stanziati nel 2012 dal governo Monti per la nuova social card a sostegno delle famiglie bisognose di 12 città italiane. Due anni dopo, per la difficoltà dei comuni a compilare la lista dei nuovi poveri, secondo i criteri stabiliti dal decreto, quella carta acquisti non è ancora stata distribuita. Nella brutta storia del cartello tra Roche e Novartis per promuovere un farmaco più caro ma del tutto simile al meno costoso, spuntano le mele in cui i dirigenti dei due colossi farmaceutici si mettono d'accordo. La Procura di Roma indaga anche per truffa aggravata. Per Greenpeace è la prima battaglia contro il nucleare da sempre, così l'organizzazione ambientalista più ramificata nel mondo ha messo in atto una protesta contemporanea in 6 paesi europei. L'Italia non c'era, ma com'è la situazione dei vecchi impianti ora spenti nel nostro paese? La Juve ci prova e porta a casa i complimenti dell'UNESCO. Dopo la polemica per i cori di insulti nella curva riempita dai ragazzini, la società bianconera ha organizzato il progetto Gioca con me per integrare bambini che vivono un disagio sociale con i piccoli atleti delle scuole calcio e lì sono tutti uguali. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronache. Dunque, l'ultimo scontro è andato in scena, si fa per dire, proprio ieri mattina nella Camera dei Deputati, mentre era in corso la discussione sulla legge elettorale, tra la Presidente della Camera Boldrini e i deputati del Movimento 5 Stelle. Il rapporto non è certo facile, sono frequenti i battibecchi in aula e non sono mancati nel web anche insulti da parte di simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, ma in verità non è sempre stato così. Di vero amore nessuno ha mai parlato, ma all'inizio almeno un po' di simpatia tra loro c'era. Ora nessuno dei due l'ammetterà mai, ma lei lo disse chiaramente. I deputati Grillini sono persone serie e motivate con cui si può collaborare benissimo. Non sono così strane, ma devono capire che la politica è anche mediazione. Dolci parole di un tempo che fu, ricambiate dall'iniziale ok del gruppo, che pure in blocco aveva votato per il candidato 5 Stelle Roberto Fico. Abbiamo stimolato una scelta più che qualificate, siamo contenti. Non sono nomi di partito, anche se la loro elezione risponde alle vecchie logiche di spartizione delle cariche, commentava Vito Crimi, all'epoca capogruppo al Senato. Comunque, l'anatema del capo era arrivato subito dopo l'elezione dei due presidenti di Camera e Senato, espressione della peggiore democrazia, l'aveva bollato Grillo via blog. Foglie di fico, brave persone chiamate a coprire gli impresentabili, li aveva definiti. Bocciata anche l'iniziativa dei due presidenti di tagliare parte del loro stipendio. Il rapporto diventa subito conflittuale quando lei sale sul palco del 25 aprile a Milano, una festa morta, l'aveva definita Grillo, loro ne scendono. In quest'aula... Può togliere quel cartello sotto la giacca, per favore? Quale, Presidente? Questo? Non la prego, non stiamo giocando in quest'aula. È vero che in aula i Grillini danno il meglio, sentendosi in trincea. C'è stata sempre contro Boldrini la lettura gandhiana della Costituzione, ma anche l'occupazione fisica dell'aula, oppure l'uscita collettiva. Alcune, come questa, novità assolute per il Parlamento italiano. Battibecchi ed offese non si contano, anche se forse il punto di non ritorno è toccato col famoso video «Se avessi la Boldrini in auto». Il filmato del simpatizzante 5 Stelle innesca una ridda di commenti, rivelando il lato meno nobile della rete, quello più misogino e sessista. Che... Tutto questo a me fa venire alla mente qualcosa di brutto. Nel nostro paese, no? Qualche decennio fa, il Parlamento era esautorato. Qualche decennio fa i consigli comunali venivano bloccati in questo modo, si intimidiva e si cercava di bloccare la democrazia. A scaldare il clima nel frattempo c'erano state le minacce anonime di morte e di proiettili inviati via posta a Boldrini e famiglia.
Ma il gelo, quello vero, tra la Presidente e i pentastellati, arriva con la tagliola, ovvero il blocco di tutti gli interventi per annullare l'ostruzionismo dei grillini sul decreto IMU Banca Italia. Una legge che regala oltre 7 milioni alle banche, tuona il movimento e scatena la bagarre in aula, con tanto di corpo a corpo molto poco onorevole, quando il questore Stefano D'Ambroso schiaffeggia la deputata 5 Stelle Loredana Lupo. Volevo difendere i banchi del governo che i grillini stavano assaltando, dirà lui. E solo qualche giorno dopo chiederà scusa alla collega. L'ultimo battibecco in aula è solo di ieri, durante la discussione della discussa, invero legge elettorale monocamera. Vuole fare un intervento, può dire io voglio fare intervento quando io chiedo di esporsi per farlo. Dunque è una questione di correttezza, ma capisco che la correttezza probabilmente qui non è molto di moda. Lei dovrebbe far rispettare il regolamento, Presidente, forse non lo sa, sì. Se vuole glielo cedo un'altra volta il regolamento, così se lo può leggere. Ad ogni modo... La simpatia di un tempo tra i due, se mai c'è stata, è solo un ricordo, al suo posto ormai solo gelo e sarcasmo. E adesso noi ci chiediamo che fine abbia fatto la nuova social card. La nuova social card era stata istituita 2 anni fa dal governo Monti per dare un aiuto concreto di circa 40 euro al mese alle famiglie con bambini caduti in famiglie cadute in povertà in 12 comuni metropolitane. Ne parliamo perché le associazioni Save the Children e Caritas denunciano di non aver mai ricevuto neanche un soldo dei 50 milioni che erano stati stanziati. Era stata lanciata dal governo Tremonti nel 2008, è stata rilanciata con una delle prime leggi del governo Monti nel febbraio del 2012. 50 milioni di euro stanziati per la nuova social card, una sorta di bancomat prepagato, che il Ministero dell'Economia avrebbe ricaricato mensilmente tramite le amministrazioni comunali per le famiglie più bisognose. Circa 40 euro al mese che avrebbero potuto essere molto utili per nuclei familiari a basso reddito. La card però non è ancora stata distribuita, i fondi a disposizione per ora sono inutilizzati. Lentezze burocratiche, ci spiega un'inchiesta del settimanale Vita. Questa legge poneva una serie di criteri molto complicati, molto stringenti, che hanno poi impedito ai comuni di poter gestire questi criteri in un non dialogo, che è una cosa normalissima tra comuni e INPS. L'esempio più grosso è quello di Bari, che si è vista assegnare 3 milioni. Secondo i criteri dati per questa giunta di social card sono state individuate 321 famiglie, quindi il comune di Bari, che già per arrivare a individuare le famiglie ci ha messo un anno, si è bloccato perché ovviamente era una cifra un po' enorme rispetto alle famiglie individuate. La maggior parte dei comuni non ha ancora stanziato risorse per gestire la social card. Tra le poche eccezioni, Torino ha investito 30.000 euro per individuare le liste delle famiglie a cui potrebbe andare la carta. A Bologna e a Milano è stato chiesto ad associazioni e servizi sociali di segnalare le famiglie più bisognose. Un po' le lentezze burocratiche, un po' l'incrocio degli elenchi, le verifiche che l'INPS doveva fare, ad oggi non sono state erogate alle famiglie individuate queste risorse. Le amministrazioni comunali sono in forte difficoltà nel gestire le richieste e valutare se rispettano i criteri di legge. Essere cittadini italiani, avere bambini al di sotto dei 3 anni oppure essere ultra 65enni. L'impossibilità di avere più di un'utenza di gas e luce. Avere meno di 6.700 euro di reddito ISE, l'indicatore economico equivalente. Nel frattempo, tra l'altro, l'ISE è cambiata. È cambiata nel settembre scorso e la stanno cambiando ancora, quindi tu fai delle leggi che hanno dentro dei criteri, i criteri cambiano, le povertà cambiano, è un guaio. Forse davvero la via d'uscita sarebbe individuare uno strumento semplice di reddito di cittadinanza, di sostegno ai poveri unico. Nel frattempo la situazione delle famiglie peggiora. In Italia oltre 1 milione di bambini sono sotto la soglia di povertà, segnala Save the Children, un dato in aumento del 30% tra 2012 e 2013. E a 5 anni dall'inizio della crisi il criterio di assegnare la social card solo a chi ha perso lavoro da poco pare del tutto inadeguato. Toglie tutta una serie di persone che sono in stato di forte indigenza e che però è anni che non trovano il lavoro. Caritas e
Save the Children hanno chiesto al governo di rivedere i criteri di accesso e facilitare il coordinamento tra INPS e amministrazioni per poter fare arrivare la social card alle famiglie in difficoltà. La Procura di Roma, che ieri ha aperto un'inchiesta per truffa aggravata sul caso Big Pharma, acquisita gli atti, le mail sul presunto cartello tra Novartis e Roche, ai quali l'antitrust ha inflitto una multa da 180 milioni di euro. Oggi due quotidiani nazionali, Corriere della Sera e Repubblica, hanno pubblicato alcuni passaggi di queste email al centro della conversazione: favorire un farmaco al posto di un altro più costoso. Se mia moglie avesse un problema, le consiglierei Lucentis. Così parlò in conferenza stampa il numero uno di Roche. Parole quantomeno surreali, visto che Roche, in teoria, ma solo in teoria, avrebbe avuto in casa il principale concorrente del farmaco in questione prodotto dalla Novartis. Avastin e Lucentis, rimedi contro la maculopatia senile. In apparenza nessuna differenza tra i due, se non il prezzo. Tra i 15 e gli 80 euro il primo, almeno 10 volte di più il secondo. Dal carteggio pubblicato oggi da Repubblica e Corriere della Sera tra i due rivali, Novartis e Roche, i due colossi del mondo della medicina multati dall'antitrust per 190 milioni di euro, più che di una sfida tra due aziende per garantire ai pazienti il farmaco migliore al prezzo più basso, sembra di assistere a un'operazione con un solo obiettivo: mettere in cattiva luce il prodotto più economico in favore di quello più caro. Il motivo, secondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato, Roche controlla Genentech, la società che ha inventato i due farmaci. Novartis possiede il 33% della Roche. In pratica, più guadagni per una significa maggiori entrate per l'altra. La chiamano differenziazione, sembrano quasi darsi di gomito, felici per i possibili introiti con il Servizio Sanitario Nazionale, che invece ci perde, e di brutto, 45 milioni di euro solo nel 2012, danni che con gli anni sarebbero potuti arrivare fino a oltre il mezzo miliardo di euro. Novartis scrive in una curiosa mail: il direttore medico di Roche ci chiede una comunicazione che sottolinei aspetti etici e rischi professionali per gli oftalmologi che utilizzano il nostro farmaco. Io condivido in linea di principio questa richiesta. Fa riflettere anche una lettera di un altro dirigente della multinazionale svizzera, al quale viene chiesto da un conoscente quale sia la differenza tra Avastin e Lucentis. In teoria, si legge, non dovremmo fornire queste informazioni, ma qui stiamo parlando del consiglio di un collega. Come lasciare intendere una differenza tra la posizione ufficiale e quella invece per amici e parenti? Cosa c'entri in questa vicenda l'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco, che avrebbe dovuto vigilare sugli interessi dei consumatori? Lo stabilirà la Procura di Roma, che insieme alla Procura di Torino indaga sulla vicenda e ha aperto un'inchiesta per truffa e aggiotaggio. Si muovono ovviamente anche le associazioni dei consumatori, mentre due colossi, Novartis e Roche, rigettano in toto le accuse e annunciano ricorso al TAR. Abbiamo parlato della crisi economica e l'acuirsi del disagio sociale potrebbe innescare iniziative di protesta nei confronti di esponenti politici e nei confronti delle istituzioni. L'allarme dei servizi segreti, che hanno presentato al Parlamento la loro relazione relativo all'anno 2013. Sul fronte interno preoccupa il possibile salto di qualità della lotta NoTav in Val di Susa. Lui era dentro che parlava di mafia, fuori c'erano un centinaio di NoTav. È di ieri sera l'ultima protesta degli attivisti, questa volta contro Giancarlo Caselli, l'ex capo della Procura di Torino, che in cella ha mandato decine di militanti. Nella relazione dei servizi segreti è scritto nero su bianco: proprio alla galassia insurrezionale restano correlati i profili più attuali della minaccia terroristica, grazie anche ai collegamenti internazionali del movimento. La protesta NoTav conserva dunque un rilievo emblematico, nel quale si inseriscono anche nuovi movimenti come quello per il diritto alla casa o in prospettiva l'attivismo contro Expo 2015. La relazione dei servizi parte da un elemento fondamentale: la minaccia terroristica nel nostro paese corre sull'onda lunga della crisi economica. La mancanza di lavoro alimenta infatti la spinta eversiva, l'alterazione della libera concorrenza, i possibili attacchi alle istituzioni, le manovre che danneggiano l'erario, le contestazioni, l'estremismo antagonista, ma anche le infiltrazioni della criminalità organizzata, che approfitta delle difficoltà in cui si trovano le imprese per amplificare le sue capacità collusive.
Un quadro poco rassicurante che analizza anche nuove tendenze. La capacità della criminalità di stare al passo con i tempi e di evolversi. La minaccia cibernetica, gli attacchi informatici, lo spionaggio digitale. E così, seppur esista ancora il pericolo di frange minoritarie ancora legate alle BR o alla destra radicale xenofoba, oggi la vera sfida per i nostri servizi segreti è proprio quella legata alla rete, alle nuove forme di terrorismo. La minaccia arriva da chi si insidia nel web per sottrarre dati sensibili ad enti pubblici e privati, spionaggio industriale, da chi diffonde virus, da chi si inserisce nei sistemi informatici per sottrarre dati finanziari, da chi usa il computer per riciclare capitali illeciti, per giocare d'azzardo, per le scommesse illegali, la criminalità, la mafia. E poi ci sono gli antagonisti che la rete la usano per scopi propagandistici e lanciano attacchi informatici ai siti governativi come Anonymous. Nuove sfide legate ad elementi ormai consolidati. Fino a qualche anno fa il terrorismo internazionale, quello islamico, era in cima alla classifica delle minacce contro lo Stato. La jihad, gli aspiranti mujahidini, combattenti che dal mondo arabo tornano in Italia per lanciare attacchi terroristici. Un pericolo che ancora esiste e che non si può sottovalutare. Soprattutto quello che arriva da cellule apparentemente isolate, imprevedibili e difficili da controllare. Ancora azioni eclatanti da parte degli attivisti, degli ambientalisti di Greenpeace. Questa volta stanno portando avanti una campagna in tutta Europa contro i vecchi reattori nucleari che hanno impianti obsoleti. In Italia le centrali nucleari sono state chiuse nel 1987, ma le centrali non sono ancora state smantellate. Le immagini di incidenti nelle centrali nucleari proiettate sull'impianto di nucleare svedese e poi altre azioni dimostrative in Francia, in Spagna e nei Paesi Bassi. In tutto 240 attivisti di Greenpeace che in 6 nazioni europee hanno protestato contemporaneamente contro i propri governi per chiedere di fermare gli investimenti sui vecchi reattori ormai decadenti ed impegnarsi a investire su energie più pulite e sicure. L'obiettivo è arrivare entro il 2030 al 45% di fonti di energie rinnovabili. Ancora un'eclatante protesta di denuncia, quella del più grande movimento ambientalista del mondo, quella contro il nucleare, una storica battaglia sempre attuale. Perché adesso il pericolo arriva dalle vecchie centrali del nostro continente e la possibilità che possano funzionare ancora per anni rende tutto pericoloso. È l'inizio di una nuova era di rischio, denuncia l'ultimo rapporto di Greenpeace International. 131 reattori che funzionano in Europa, noi abbiamo che 66 hanno più di 30 anni, 25 hanno più di 35 anni e 7 hanno più di 40 anni. E l'idea di estendere la vita fino a 60 anni è l'aspetto più critico. In Italia le centrali nucleari sono state chiuse dopo il referendum del 1987, ma gli impianti sono ancora lì, in attesa di essere smantellati. Quella di Caorso in Emilia, a Montaldo, di Castro e a Latina, nel Lazio, la centrale di Garigliano a Caserta e Trino Vercellese, in Piemonte. Per quest'ultima c'è il rischio di uno stop allo smantellamento e che qui possa rimanere il materiale radioattivo derivato proprio dalle operazioni di demolizione, scorie che dovrebbero essere portate nel deposito nazionale unico, ma il governo non ha ancora stabilito dove debba essere costruito. Ma è sempre in Piemonte, a Saluggio, in un altro vecchio impianto nel Vercellese, che la Sogin, la società di Stato incaricata della bonifica ambientale dei siti nucleari italiani e della gestione messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, sta convogliando le scorie. Il caso più critico non riguarda le centrali, ma riguarda il centro di Saluggio, dove ci sono scorie di terza categoria allo stato liquido. Saluggia in mezzo a 2 fiumi. Il pericolo sono le perdite di liquidi radioattivi contenuti nelle vasche. Qui è già successo nel 2013, ma in tutta Italia le popolazioni che convivono ancora con queste vecchie strutture sono perennemente in allarme. Il problema principale nella gestione delle scorie, anche quelle a minore pericolosità, è quello di tenere lontane dall'acqua, mentre tutti i siti italiani sono sostanzialmente vecchie centrali che quindi erano vicine all'acqua, perché al contrario le centrali nucleari hanno bisogno dell'acqua per raffreddamento. Finora la maggior parte dei rifiuti contaminati è uscito dall'Italia, ma fa sempre paura il trasporto di questo materiale. Nel porto di La Spezia pochi giorni fa ha attraccato una nave con 60 kg di combustibile nucleare irraggiato, derivante da centrali dismesse. Tutto è stato caricato sui camion per essere trasportato oltre confine.
Dai campi di calcio di Serie A alle carceri di Tripoli è la parabola di Saadi Gheddafi, uno degli 8 figli del dittatore libico che dopo la rivoluzione aveva trovato asilo nel Niger. Ieri però è stato riconsegnato alle autorità libiche. Sul web hanno fatto il giro del mondo le immagini di lui inginocchiato al quale venivano tagliati capelli e barba. Lo hanno rasato, ma stavolta non per gioco. Al-Saadi Gheddafi, terzogenito del famigerato colonnello, è in carcere a Tripoli, estradato dal Niger, dove si era rifugiato nel settembre del 2011 durante la guerra civile libica e dove gli erano stati concessi asilo e arresti domiciliari. Saadi, il figlio gaudente del colonnello, è stato arrestato dalla polizia tripolina con l'accusa di appropriazione indebita con l'uso della forza e intimidazione armata. Il reato risale al periodo in cui era presidente della Federcalcio libica. Le foto del brutale taglio di capelli sono circolate subito come prova su tutti i social network. Durante la seconda battaglia di Tripoli i media sostennero che Saadi era stato arrestato dai ribelli del Consiglio Nazionale Libico, ma la notizia si rivelò infondata. Stavolta invece è tutto vero. La bella vita è finita. Era un ragazzo maturo ed eccentrico al-Saadi Gheddafi quando girava il mondo frequentando lussuosi hotel, locali notturni e ristoranti impossibili, spendendo una fortuna sognando di diventare un giorno un calciatore della Serie A. Faceva quasi tenerezza lui che con il pallone non aveva certo la stessa confidenza del suo idolo Alex Del Piero. Nel 2003, alla non più tenera età di 34 anni, era riuscito a ottenere un contratto da professionista nel Perugia dell'imprevedibile Gaucci, che per fare notizie aveva già tentato di tesserare una donna, una calciatrice scandinava. 2 anni con la squadra allenata da Serse Cosmi e una sola presenza in campo, sopportato. Gheddafi Junior non era all'altezza del suo sogno, ma riuscì comunque a strappare un altro contratto da calciatore con l'Udinese, altre 2 stagioni e ancora una volta una sola presenza. Saadi chiuse la sua carriera italiana con la Sampdoria. Uno dei commenti più duri e veri viene da Cosmi, suo allenatore nel Perugia. Gheddafi è un ragazzo semplice, dice Cosmi, che non ha mai chiesto trattamenti speciali, ma che non era rispettato neanche dai suoi compagni di squadra. Diversi i racconti delle sue follie, era accompagnato sempre da almeno 11 collaboratori, aveva sempre un aereo a disposizione nel più vicino aeroporto. A volte lo usava la notte per andare al Crazy Horse di Parigi insieme agli amici. Da presidente della Federcalcio libica ospitò a Tripoli nel 2002 la Supercoppa italiana tra Juventus e Parma, entrata allo stadio gratuita e lotteria popolare nell'intervallo con un'auto tedesca come premio, ma quelli erano davvero altri tempi. A proposito di Juventus, la società è stata premiata dall'UNESCO per i progetti che porta avanti contro il razzismo nello sport. Un progetto in particolare offre la possibilità ai bambini che hanno problemi sociali, che hanno problemi economici, di frequentare la scuola di calcio bianconera. Parigi, sede dell'UNESCO come cornice per veder parlare il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sul tema dell'educazione, dello sport e della diversità culturale. 1000 bambini provenienti da tutto il mondo per ascoltare le proposte che il numero uno juventino ha voluto rivelare. Idee, secondo il presidente bianconero, che devono essere parte integrante di una società che non deve pensare solo ai risultati sportivi, ma anche a tutti quei temi che dall'integrità sociale passano alla lotta contro il razzismo. Un calcio al razzismo e gioca con me, appunto, sono i progetti che la Juve sta portando avanti da tempo e che adesso hanno avuto anche l'appoggio dell'UNESCO, l'organizzazione mondiale che incoraggia la collaborazione tra le nazioni nelle aree dell'istruzione, della scienza, della cultura e della comunicazione. Il primo progetto prevede un aiuto economico concreto a quei giovani o a quelle associazioni che compiono azioni significative per l'integrazione contro il razzismo. Il secondo invece si rivolge ai bambini e che grazie alla collaborazione di Juventus Soccer School consente a coloro che per motivi economici e sociali non possono permettersi il costo dell'iscrizione di seguire un programma triennale di allenamenti. Parole belle, fatti concreti si spera, perché questa iniziativa arriva dopo momenti burrascosi per la società che a dicembre aveva visto le curve squalificate dal giudice sportivo per i cori contro il Napoli e la decisione di riempire gli spazi vuoti dello stadio con bambini e ragazzini delle scuole di Torino e provincia. Più di 12.000 bimbi riuscirono ad assistere alle partite contro l'Udinese e contro il Sassuolo. Non tutto filò liscio, perché anche in quell'occasione ci furono più di un coro di scherno nei confronti degli avversari. Ma la Juve vuole proseguire per questa strada, ovvero puntare sui giovani, unico modo per pensare positivamente al futuro.
società di calcio come modelli da seguire, da imitare e se possibile da superare, perché non c'è solo la Juventus che ha deciso di giocare sul campo della solidarietà e del sociale. L'Inter con Intercampus e Milan con la Fondazione Milan sono da tempo presenti e protagonisti in diversi angoli del mondo. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco vi aspettiamo. Allora, prima di salutarvi vi aggiorno su una dichiarazione di Susanna Camusso che sta parlando al congresso di Torino e che riguarda il governo. Credo che questo governo sottovaluti molto il rapporto con le parti sociali e abbia un'idea della rappresentanza che è più fatta di presenze individuali che non della funzione sociale della rappresentanza. Questo ha detto il leader della CGIL. Gli sviluppi li vedremo, li possiamo seguire nel nostro sito tgla7.it, poi c'è l'edizione delle 20. Grazie per averci seguito. TG Cronaca torna domani come sempre alle 14. Buon fine settimana.